Grazie, buongiorno a tutti. Ho saputo che il comune di questa città ha preso la decisione di non lasciare esporre le statue. Davvero complimenti. Questa città è medaglia d'oro per la resistenza. Il sindaco di questa città, Sala, si fregia di essere un antifascista. Cosa c'è di più fascista di tappare la bocca a un uomo che dice la verità? Per questa ragione fu ucciso Matteotti, per tappargli la bocca. Per questa ragione il potere degli Stati Uniti vuole uccidere Assange seppellendolo in una prigionia terrificante. Allora ognuno di noi è chiamato a mettersi in gioco per restituire questo uomo alla libertà, alla sua famiglia e anche al suo straordinario magistero. Molte cose sono state dette da Gianni Barbacetto e da Armando Spadaro, che sono amici, io non voglio ripetere. C'è qualcosa in questo accanimento contro Julian Assange che è di natura vendicativa, perché questo è il criterio con cui si muove l'establishment politico-militare degli Stati Uniti d'America. Ragioniamo sul fatto che l'attacco alle Torri Gemelle provocò 2862 esseri umani morti, probabilmente molti non erano neanche cittadini statunitensi. Bene, per vendicarsi non sono andati a cercare il responsabile o i responsabili, e anche su questo ci sarebbe da fare lunghi discorsi, ma Giulietto Chiesa ha detto tutto quello che c'era da dire. Non dimentichiamocelo mai. Ma al di là di questo, cosa hanno fatto? Hanno causato 1 milione di morti civili innocenti. Questa è la loro logica, la vendetta, perché ancora credono di essere nel Far West, di impiccare la gente per sospetto di aver fatto qualcosa. Bene, questa è una regressione paurosa di quella che ha ancora l'arroganza di definirsi e di essere definita dai leccapiedi europei la più grande democrazia del mondo. Ma in quale film? Gli Stati Uniti d'America nel secondo dopoguerra, non voglio riprenderla più lontano, però vi dico, credo che siano stati senza guerra in tutta la loro storia solo 16 anni. Un paese guerrafondaio che ha fondato la sua egemonia economica sulle armi, non sulla democrazia, destabilizzando governi. Allora il grande Julian Assange è stata proprio, come posso dire, quella piccola figura sul piano concreto che però è inserito nell'ingranaggio della sedicente democrazia americana, quella azione chiara, aperta, adamantina, che l'ha messo in crisi. Io credo che noi dovremmo combattere e lottare fino alla fine perché Assange sia liberato, ma questo sarà, se noi conseguiremo una vittoria, soprattutto Assange, col suo martirio, la sua forza, conseguirà questa vittoria, questo per noi dovrà essere l'innesco di una lotta contro questa sedicente democrazia occidentale che sta mostrando il suo marciume ora dopo ora. È ora di finire con la retorica. L'odio per Assange anche perché gli americani hanno usato la loro cultura popolare per farsi credere i buoni. Gente che ha perpetrato un genocidio per
nostra nazione. E poi avanti il Centro America, il Sud America e poi l'Asia. E adesso vorrebbero ridurre la Federazione Russa a un paesucolo così da dominare il mondo. Queste non sono le mie parole, sono state poco prima di morire le parole del presidente François Mitterrand poco prima di morire. Gli americani vogliono essere senza contrasti il dominatore di tutto il mondo. Hanno fatto male i conti. Allora cerchiamo di immedesimarci tutti nelle grandi sofferenze che sta vivendo Assange. Abbiamo il coraggio di dire come un solo uomo anche noi: io sono Julian Assange. Grazie, grazie. Grazie Moni.